Va bene, ciao a tutti signori, oggi siamo qui, o stasera, come volete voi, stasera siamo qui per fare i nuovi DigiSpot di Antonio Currarone e il socio, che non so come Eddie. Il Cherry e il Lemon, giusto? Black Cherry Booms e Lemon Sweet Jobs. Capito, bastardi? Perché la gag bag l'abbiamo già fatta, no? Sì. Quella ha già spaccato. Partiamo con il lemon sweet lemon job, mix di vaniglie con tanti tipi di limone. È un biscotto alla crema di limone. Esatto. Allora, hai presente i crisbi al limone. Che roba bella. E loro sono allora. Questo limone qui è un limone che spacca, signore e signori, perché noi sappiamo una cosa che voi non sapete, non ve la possiamo dire. Ma è proprio un limone che spacca, questo. Sa di crisbi al limone. Sì. Allora, io inizialmente su Butin Fiera, sia con Antonio che con Eddie, ho detto. Intanto salutiamoli, grandissimi. Ciao ragazzi. Caspita, anche voi la solita cosa del tortino al limone, biscottino al limone. Oramai ci siamo stufati di sta roba limonosa. No, ragazzi. E loro si sono messi a ridere, giustamente. Va bene, dai, cioè, sotto un certo punto di vista c'hai ragione, ma assaggialo. Allora, Antonio gli ha drippato un bel goon in dual coil. E Stefano ha fatto sta faccia lì. Ecco, ho fatto questa faccia qua, praticamente. Sì. Ho detto, cazzo! Allora, l'olfatto sentite appunto vorrei il biscotto e il limone. Ora noi lo proviamo sul Dead Rabbit SQ, quindi single coil, 0,25 col complessa a 58 watt. Le boccette sono una figata, cioè proprio il lusso, cioè nel senso questa è una boccetta lussuosa. Comunque io starei qua tutto il giorno solo a sentirlo l'odore. Sono gli unici che fanno ancora le boccette in vetro con le... Beh, la boccetta in vetro però, cioè è tutta un'altra cosa, tutta un'altra storia. È come il vino buono o la birra, la devi mettere nella bottiglia di vetro. Perché te lo dico a fa? C'è da dripare. Nell'aria comunque c'è una fragranza biscottosa. Che la fragranza. Che spacca allora, ragazzi, proprio. Il biscotto e poi questo limone. È buonissimo. Non è invasivo, non è troppo cremoso. Sembra proprio il biscotto Grisby al limone. Sto liquido allora, è veramente... In fiera Alba Pitali dove l'abbiamo? Su che dispositivo? Goon 22. In dual coil, non so se... Era un cavo in I90 o qualcosa del comunque genere. Comunque, coil semplici su un Goon 22. Esatto. Allora, io devo dire che adesso, come ho già detto anche in un altro video, Alba Pitali non capivo niente, perché con tutta la roba che provavamo non si capiva più niente. Adesso che si prova bene, c'è veramente una figata pazzesca. Evviva i cremosi! No, ma veramente, cioè, la cosa bella è che il limone non è troppo pesante, ok? Assolutamente. Cioè, è proprio veramente, a me sembra proprio un Grisby al limone, veramente. Cioè, vaniglia e limone, ma veramente... Vaniglia, biscotto, limone. Queste cioè, sono le varie sfaccettature. Secondo me è un 50-50. 50% di biscotto, 50% di limoni. È bilanciato perfettamente, secondo me. Per me è una bomba. È da 10. Sì. Scusate se lo dico, ma è da 10. È veramente buono. Posso dargli 9. È da 10 sto liquido. È buonissimo. Quindi, veramente buono. Buonissimo. Questo... E non è una marchetta, perché se devo dire una cosa che non mi piace, non mi piace. No, te ci si vede in faccia. Perché fare facce del pollo. Anch'io gli do un 10. Andiamo avanti col video, voi parlate, io sbaffo. 10? Provatelo. Perché io, appunto, anche con loro in fiera avevo è buono. Questa cosa qui del limone, che ormai tutti hanno fatto sto tortino al limone, il biscotto al limone, e quella cosa col limone, cioè che due palle, che due limoni. E anche invece... perché tante volte nei liquidi al limone... entra quel pizzico di acidità del lime che qui non c'è, qui è limone, ma non è limone aspro, è limone dolce insieme al biscotto, che a me piace tanto il limone come aroma. Il biscotto non sono molto portato per il biscotto, è più Ale che è da biscotto, ma qua signori... Veramente, tanta roba, veramente tanta roba. G-Spot Sweet Lemon, provato. Adesso passiamo Sweet al prossimo. Sweet Lemon Job, e quindi cos'è? Fa l'effetto della vanilla gang bang? Spacca il culo. Spacca il culo, signore. Allora, questa è stata la loro sfida. Sì. Perché la Marena Black Cherry Boobs
L'amarena è una roba un po' particolare, perché comunque... Ah, black cherry boobs, quindi nere ciliegi tette. Più ciliegia mi sembra un'amarena. È un'amarena. Cherry però è ciliegia, ricordiamo, però è boobs e tette, comunque. Ciao Wender, intanto. buono l'odore è molto ciliegia. Sì. Allora, questa è stata la loro sfida. Amarena. Chiedo schiuma. Ovviamente la amarena è un gusto un po' particolare che deve piacere, perché nello stesso aroma c'è sia il dolce che la sprignolo della amarena. Sempre Dead Rabbit SQ, coil complessa da 0,24 55 watt. Allora, che dire? A me l'amarena mi è sempre piaciuta. Qua avete in aspirazione una nota cremosa che però non riesco a definire, e poi l'asprino, la marignola della marina. Voto Stefanello 9 e mezzo. C'ha il colore del come cavolo si chiama quel liquido che io odio tantissimo, il Red Aster. C'ha quel colore lì, ma il sapore è tutt'altra roba. Infatti in fiera, quando ho visto questo rosso così, ho detto: qua ci siamo, hanno fatto una roba di quelle fresche, estive, con i frutti rossi. Noi odiamo i freschi. Che mi tocca insultarli qua seduta stante. E invece devo ricredermi. Allora, per me, allora, la descrizione che cos'è? È una amarena e basta? Dovrebbe esserci qualcosa di cremoso. Per come lo sento, secondo me, è il cornetto spagnolo. Bravo! E ovviamente non sento il fresco del gelato, ovviamente. Però quando mangiate quel il gelato lì, alla spagnola, sì, senza il cornetto. Sì, pardon. Il gelato mi sa proprio di gelato alla spagnola, che a me non è mai piaciuto. No, è vero. Però allora, il liquido è particolare, non lo capite subito. Lo ci ho messo un po' a capire che mi sembrava gelato alla spagnola. Non è da 10 per me. Per i miei gusti non è da 10. Anche a me piace, una buona resa, guardate che bello il colore del cotone. È quel gusto lì, è il gelato alla spagnola. Sì, quindi una buona amarena, dolce ma non troppo, perché c'è quel pizzico di aspro che comunque, sì, si confonde con il dolce del frutto. E come ho già detto anche in fiera, buono ma non da 10, per me è da 9 e mezzo, quindi è appena sotto rispetto all'altro. Non essendo un amante della gelato alla spagnola, e vi posso garantire, cioè almeno per il mio palato, secondo me è proprio gelato spagnola. Com'è che cazzo si dice? Gelato alla spagnola? Gusto spagnolo. Gusto spagnolo. Ok, gusto spagnolo. Per me è proprio gelato gusto spagnola. Io gli do un 8 e mezzo. 8, faccio 8. Allora, vi segnalo una 8 cosa. Non è poco, signori, però nel senso non è un 10, non è un 9. Io gli do 8, però spacca. Vi segnalo una cosa. Ora che abbiamo svarpato un po' e la coil è bella calda, l'amarena scema un pochino, fa venire fuori più la parte cremosa. Questo su un dual coil spinto come si deve, 90 watt, esce di più la parte cremosa e vi rimane come sottofondo, appunto, anche 80 senza spingerlo, no, troppo, ma anche prova 80 che watt si è scaldata bene la coil. Sì, ha il gusto che vede in fiera. Io gli do un 8 per gusto personale, però se devo, cioè se penso al gelato gusto spagnola, è realizzato perfettamente questo liquido, perché secondo me proprio è perfetto gelato alla spagnola o gusto spagnola, come cazzo si dice. Cioè, per me buono, è veramente buono, identico. Per gusto personale mi tocca dargli 8. Però è veramente fatto bene. Un liquido veramente fatto bene. Io ho già detto tutto prima, quindi. Quindi facciamo i complimenti ad Antonio ed Eddie, perché dopo la Vanilla Egg and Bag hanno fatto altri due liquidi che spaccano il culo. E quindi seguiteci su Instagram, su Facebook, iscrivetevi al canale, recensiteci su flavorito.it, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Ci vediamo al prossimo video. Se vi è piaciuto il video, è piaciuto, condividetelo, tutte le cose. L'ultima svapata di Stefanello. Ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao.